Qual è la situazione allo 060606? Allora, noi siamo qui oggi perché volevamo manifestare comunque un problema molto grave. E noi siamo lavoratori del call center Chiama Roma 060606, quindi a tutti gli effetti prestiamo un servizio di tipo comunale e pubblico, e nonostante questo siamo comunque un servizio che è appaltato tramite un bando pubblico ad una società esterna che attualmente è Poste Italiane. Dopo anni e anni molti di noi sono ancora precari. E adesso che il bando è praticamente scaduto, quindi è stato ceduto al proprietario di Atesia, e di conseguenza adesso la nostra vita lavorativa è totalmente precaria, ancora di più, non solo per la scadenza contrattuale, ma proprio perché rischiamo il licenziamento. Vogliamo assolutamente, insomma, porre il problema al nuovo sindaco, vogliamo che si prenda la responsabilità di lavoratori che fondamentalmente prestano un servizio suo, e quindi non può lasciare a casa più di 80 persone senza posto di lavoro e senza garanzie. Si è fermato il sindaco. C'ha altri parecchi precari, sono riusciti soltanto a sistemare 1000 persone, l'abbiamo divisa in gruppi per praticità. Se poi alla fine noi chiediamo un incontro con lei o con l'assessore che la va là, se è possibile avere un contatto, casomai con l'assessore dopo. Grazie. Buongiorno, buon lavoro. Qual è la situazione, diciamo, al Comune di Roma per i precari? Al Comune di Roma ci sono 3500 precari a tempo determinato, con contratto a tempo determinato, per non parlare della galassia appunto che ruota intorno. Oggi qui c'è presente una ampia delegazione di precari che lavora al call center del Comune, che non lavorano direttamente col Comune ma con delle aziende affidatarie del servizio. Il documento che abbiamo consegnato prima al sindaco Le Manno riguarda soltanto i precari che lavorano nei servizi sociali, nei servizi tecnici e nei servizi amministrativi. È un gruppo di circa 800 persone. L'amministrazione uscente ha avviato per alcuni di questi, ma soltanto per 100 persone su 800, il processo di stabilizzazione attraverso dei bandi che ancora si devono espletare. Per tutti gli altri c'è un grosso punto interrogativo. Al sindaco abbiamo chiesto un incontro perché sicuramente non conoscerà la situazione, non credo che gliel'abbiano già fatta presente, e da lì cercare poi di arrivare a poter mettere le basi per garantire un posto di lavoro a più di 800 persone. Cosa chiedete al nuovo sindaco e alla nuova giunta? Allora, al nuovo sindaco, diciamo, chiediamo innanzitutto a essere collaborare con le comunità rom, con la rappresentanza rom, con i delegati che ci sono attualmente riconosciuti, le organizzazioni, con tutti insieme a essere un lavoro, diciamo. Avete avuto già qualche incontro? No, l'incontro sarà mercoledì lo stesso con una delegazione dei rom insieme con l'Opera Nomadi, e forse si discuterà insieme quali sono i problemi, diciamo, adesso, perché veramente in Italia ci sono, però speriamo insieme col nuovo sindaco, con la nuova amministrazione, a fare una strada nuova. E vogliamo collaborare con lo Stato, rispettare le leggi, la Costituzione, come prevede un paese civile. L'Italia fa parte dell'Europa e noi siamo vicini qua allo Stato e vogliamo rispettare le leggi dello Stato.